Dunque, io mi sono occupato di questa vicenda da quando sono stato contattato dal comitato. Io sono Alberto Castigli, che ho citato. E in questa vicenda ci sono alcuni aspetti particolari. Uno innanzitutto è il luogo. Questo luogo è un luogo di memoria per tutti noi, ma non una memoria antichissima, è una memoria anche nostra. Io ero ragazzo per Arezzo e questi sono i posti quando si andava a giocare in fortezza o giù di lì, e sono i posti della campagna direttamente a contatto con la città, cosa che credo pochissime, se non forse nessuna dei capoluoghi di provincia italiani abbia, forse Siena ma in maniera un po' farraginosa. E questo contatto immediato tra la città e la campagna è testimoniato anche da questo, è un dipinto su olio. Non lo legge? Comunque questo è un dipinto che è al Museo di Arte Medievale Moderna di Arezzo, lo trovate lungo le scale per salire su nei saloni del Pugliano. È un, l'autore è un signore di nome Girelli e il dipinto è del 1696, quindi siamo proprio alle soglie del Settecento. In questo dipinto ancora si riconoscono tutte le ville che tuttora sono in quell'area. Riuscite a farlo funzionare? Queste ville sono ancora parte integrante di tutto quanto il paesaggio, compreso, come vedete, questi sono gli archi, questa è la fortezza, l'area della, questo è lo svincolo di Santa Croce, l'area che sarebbe interessata alla riedificazione di questo centro parrocchiale sarebbe questa, in questo punto. E questo per dimostrare che appunto questo luogo è un luogo di memoria di tutti noi e che è anche immortalato da questo dipinto nel museo. La questione appunto che fin dall'inizio mi sono occupato di questa cosa, avevo in mente queste immagini per la verità, fin dall'inizio. E allora la preoccupazione è stata quella di comprendere com'è che si poteva arrivare a pensare di fare di un centro parrocchiale. Si dava quasi per scontato che quest'area non fosse intoccabile, l'ha detto anche l'ingegnere Cardinali prima. Invece purtroppo con questo intervento diventerebbe un'area sicuramente di nuova urbanizzazione, anche perché nell'ipotesi di una costruzione di questo centro parrocchiale si verrebbe a creare come una sorta di sacca. Allora mi spiego, io corro con i miei pensieri, bene che mi spieghi meglio, anche perché il tempo è poco. Quell'area è sotto vincolo cimiteriale innanzitutto, è in parte sotto vincolo paesaggistico, dal punto di vista urbanistico ha una destinazione agricola, solo e soltanto agricola. Quest'area è stata valutata per essere acquistata dalla diocesi e l'ha pagata un ettaro 170.000 euro, il che significa che avevano già in mente che quest'area dovesse diventare qualcos'altro, che quindi tutti questi vincoli e queste ipotesi urbanistiche dovranno essere modificate per diventare altro. Infatti nella richiesta c'è l'arretramento del vincolo cimiteriale da 200 metri a 50, lungo quindi la stessa via Camurrini, di cui è arrivato quasi subito il parere favorevole. E in più ovviamente ci sarebbe il fatto che una parte, la porzione più, ecco qui bisognerebbe che passasse un'altra immagine, la porzione che è più verso il cimitero, quindi verso, ecco questa è perfetta, benissimo, questa porzione, questa è l'area dove verrebbe costruito il centro parrocchiale, la particella che è rimasta tale, guardate, da sempre, sia nel disegno prima dei Girelli del Settecento che nel catasto Leopoldino del 1826, è ancora questa, è la stessa identica particella, uguale. In quest'area dovrebbe venire il centro parrocchiale. Questa parte qua, che non è interessata né da vincolo paesaggistico e a questo punto arretrando il vincolo cimiteriale che lambisce questa parte, diventerebbe solo come area agricola, ma sarebbe interclusa profondamente perché costruito la strada, di nuovo tutto è costruito, quindi questa al prossimo regolamento urbanistico, se non piano strutturale, diventa un'area di completamento. Non c'è, su questo potete andare sicuri,
sono disposto a scommettere. Quest'area qui è un'area che a quel punto diventa di un interesse non indifferente. Non è un caso che sappiamo, ci è stato detto, che la diocesi era interessata a comprare anche questa parte, che non ha acquistato, però ci ha provato. Come se il disegno non fosse quello solo del centro parrocchiale, ma proprio un interesse specifico sull'area per fare qualcos'altro. Questo ve lo dico perché la cosa ancora più curiosa è che la diocesi è partita su questa ipotesi già dall'aprile, quindi penso ancora prima, dall'aprile del 2013. Nel 2013 la diocesi fa un'operazione, prende a suo carico quest'area qua, dando all'Istituto di Sostentamento del Clero dei terreni in Valdano, nella zona di Terranuovo, valutata alla pari 4 ettari in Valdano, un ettaro scarso qua. A settembre va il compromesso con la proprietà di quest'area qui e in perduta da quest'area più 150.000 euro, che si conclude il contratto al gennaio, 8 gennaio del 2014. Io mi sono domandato, ma se io ero portato in questo, perché non l'ho fatta lì la ricerca parrocchiale? Cioè perché sono andato a cercare questo, che è oltretutto vincolato dal vincolo centenario, che è uno dei vincoli per fortuna più forti, è quello per Capizzi, che ha resistito al condono edilizio. Cioè, c'è una contraddizione, perché nelle motivazioni della diocesi si dice che è baricentrico rispetto alla nuova parrocchia, al di là del fatto che la nuova parrocchia non l'abbiamo decisa noi, l'ha decisa autonomamente la diocesi, però è baricentrico. Ma questo lo è altrettanto. Allora perché vado a pagare altri 150.000 euro e mi inserisco in un percorso urbanistico che prevede anche l'arretramento del vicolo cimiteriale? Lo fareste? No. Questa è una cosa che non mai penso quello che succede a Roma in questi giorni, mi servizia capelli. Io non l'ho mai capito questo, però è una cosa che è rimasta lì, non ha una risposta certa. Ecco, diciamo questo. Comunque, andando avanti, a gennaio, 8 gennaio, proprietario di quest'area viene presentato il 17 marzo viene presentato il progetto. Allora l'iter è già stato detto dalla Chiara, che è un iter oltretutto strano, perché non doveva essere presentato un progetto, doveva essere presentato una valutazione ambientale strategica che permetteva poi di formulare un eventuale progetto in quest'area. Invece no, siamo partiti con il progetto. Il progetto prevede, oltre alla chiesa, che, visto che è giustificata dal fatto che la chiesa di Santa Croce, che è qui, è piccola, non è sufficiente. Non è sufficiente. Allora, posizione baricentrica, si fa la nuova chiesa qui. Attenzione, non si fa una chiesa, si fa un centro parrocchiale. Le volumetrie della parte parrocchiale sono maggiori di quella della chiesa. In più si prevede dei campetti da calcio, eccetera. Nel centro parrocchiale sono previsti due appartamenti per il bar. Attenzione, da qui a qui c'è ben poco, una distanza relativa, saranno 150-200 metri a piedi. Qui c'è la canonica del bar. Perché fargliene altri due qua? Finirebbe che fare Santa Croce avrebbe tre appartamenti. Tra l'altro, gestendo anche la parrocchia che è un pochino prima di Santa Croce, di San Gimignano, per lui proprio strategicamente sarebbe ideale avere, come dire, la casa dove vivere, mangiare e dormire nel punto centrale, no? Tra questi due. Anche perché San Gimignano è affittata alle palestre del Taipo. Lo spunto si era palestra di un signore molto violento al quale è stato chiuso il profilo Facebook perché inveiva contro extracomunitari, contro gente sinistra. Comunque questo tra l'altro porta anche un'altra riflessione.
la Chiesa arriva a dire che ha bisogno di questo nuovo centro parrocchiale perché aumenta la parrocchia e arrivano a 9.000, più di 9.000 anime, si dice, al di là del fatto che siamo tutti cittadini, se abbiamo l'anima o meno ognuno se lo risolve da sé il problema. Il problema è questo, che io sono andato insieme a... sono andato a verificare sull'area della parrocchia e dovremmo averla, e lo scudo, ecco questo, che originariamente era questa, gli viene attaccato questo che è lungo tutto lo stradone della Catona. Sarebbe uscendo da Arezzo la parte in destra nella riorganizzazione della parrocchia, che è un problema, cioè non è che la parrocchia, esatto, io non è che voglio entrare nel merito. Si dice che diventano 9.000 anni. Abbiamo valutato le sezioni censuali che sono su questa parrocchia, tra l'altro abbondando, perché ovviamente spesso e volentieri non corrispondono proprio ai confini della parrocchia stessa, quindi siamo andati oltre, sono 4.700 le anime. Se fanno tutte forzando sull'informazione come se fosse un parametro per giustificare questa edificazione, cioè io ho più fedeli, più anime, e automaticamente ho bisogno di una chiesa più grande, ho bisogno di un centro parrocchiale e tutto il resto. Guardate bene che nel frattempo, nel contempo, anzi tuttora, la Chiesa è proprietaria, oltre che ai cappuccini, ma c'è un problema perché i cappuccini dipendono da, è una cosa monastica, quindi da Roma, però c'è una Chiesa anche lì che invece è gestita proprio dalla diocesi. Ma più che altro ci sono quei due blocchi che sono della Caritas, che sono praticamente presenti di fronte, sotto il set, di fronte a un enorme edificio inutilizzato. Esatto, inutilizzati o quasi, e sono di proprietà della Caritas. Il nostro vescovo, anzi arcivescovo, è nel consiglio di presidenza nazionale della Caritas. Io. E nella sua biografia, andate in internet, lo trovate, non è che vi racconto, guarda, potete verificare. Quindi poteva essere invece un'operazione molto interessante, quella sì che sarebbe andata incontro non solo alla parrocchia ma alla città, di una riqualificazione di una periferia degradata, perché non mi si dica che quelle sono architetture, ora non voglio essere peccati di superbia, ma credo che tutti noi quando si vedono quelle cose se ne potrebbe fare anche a meno, no? Si potrebbe vedere qualcosa di più bello. Quindi avrebbero avuto anche l'occasione di riqualificare la periferia, di non incidere sull'aspetto diciamo del traffico, perché di fronte c'è già la soluzione fatta per il tribunale nuovo, per tutti i parcheggi, per tutto quanto. La viabilità è abbastanza, diciamo che è sicuramente migliore di quella di via Camurrese. Questo quindi è un'altra cosa per cui mi sono domandato perché qui, perché qui ho delle proprietà qua, non investo, non faccio altro, non giro, non faccio perno, non tiro fuori soldi, non faccio niente, perché non faccio niente? E poi sempre questo è questa domanda, è sempre. Questo è che al basso. Allora, io mi sono fatto una sorta di, poi vi lascio andare, una sorta di cronotassi, cioè come sono andati gli eventi. Il 29 aprile del 2013 si fa una permuta per avere quel terreno che è qua. A settembre si fa un compromesso per avere questo terreno, dando quest'altro. A gennaio si acquista definitivamente, a marzo c'è la richiesta di progetto, ad aprile in modo veramente fulmineo il comune risponde, avviando il procedimento con una giunta, una riunione di giunta, dove è assente il sindaco Fanfani e l'assessore Marini. Viene approvata all'unanimità l'avvio del procedimento. Il che significa che si spalancano le porte ad un dibattito urbanistico interno alle regole senza aver fatto prima una scelta di tipo politico, cioè il territorio va gestito, non è solo un fatto urbanistico, è un fatto politico. Noi ci viviamo nel territorio, quindi dobbiamo fare le nostre scelte,
e sono scelte dei cittadini, non sono scelte tecniche, perché siamo a dei livelli di intervento che richiedono una partecipazione più alta, che non è solo e soltanto scritta sulle lettere. Di fatto viene bloccata la situazione, perché chiaramente c'è stata un po' una sorta di sollevazione, è stata presentata la VAS a settembre, è stata immediatamente richiesto un approfondimento, perché come diceva prima l'ingegnere è veramente leggera come analisi, come progettazione, tant'è che vi dico questo, sulla questione del traffico si basa tutto su due rilevamenti, uno nel 2013 e uno nel 2014, cioè loro in due giorni hanno fatto i rilevamenti e vanno bene. Questo è il livello, io ho tutti i documenti, come ripeto, che mi posso dare eccetera eccetera. L'altra cosa incredibile qual è? L'arretramento del vincolo cimiteriale prevede che ci sia un'approvazione da parte di enti che non sono soltanto il comune, ma è anche la ASL. Certo, certo. Perché si deve valutare quali sono i rischi igienici per una cosa del genere. Allora, la ASL, come del resto diceva prima Chiara, ha valutato questa cosa sulla base della perizia geologica presentata dalla diocesi. La perizia geologica presentata dalla diocesi, in uno dei suoi passaggi ha previsto l'analisi di tre pozzi per verificare qual era la situazione dei percolati giù in basso. I tre pozzi sono uno qua giù agli archi, e quindi già oltre, e altri due scavallando dalla parte centrale verso quella che è la chiesa di Santa Croce. Guardate bene che i pozzi sono stati valutati in questa perizia sulla base di quello che fu la denuncia che tutti quanti chi aveva un pozzo ha fatto alla provincia di Arezzo. Loro hanno attinto ai dati della provincia. La provincia, i dati che ha, sono quelli dichiarati dai proprietari. Quindi siamo arrivati al punto che la ASL ha preso in considerazione come sufficientemente argomentata una cosa che è fatta da tre proprietari, presentata per una denuncia banalissima alla provincia, messa dentro la relazione. A questo punto siamo a posto, non ci sono problemi. Tra l'altro esistono dei lavori su questa cosa, perché come sapete Carmassi, l'architetto Carmassi, facendo l'ampliamento del cimitero ha dovuto forzatamente scavare, e prima di scavare, come ben si sa, di fare le fondazioni si fanno i saggi. Bene, esiste una relazione geologica in mano al comune, quindi non è che sia una cosa, uno la prende, la legge e verifica qual è, con la bellezza di 29 pozzi, tutti quanti lì intorno al nuovo cimitero, e quindi quelli sì che hanno un valore, non sono stati considerati minimamente. Immediatamente la ASL dà il parere favorevole per l'arretramento del vincolo. Stessa cosa fa la Multiservizi, che gestisce il cimitero. Si spalancano le porte, siamo a posto, superato il vincolo cimiteriale. Abbiamo un dibattito sul paesaggio, che io ve l'ho detto prima, sono innamorato di quella cosa, e cioè, abbiamo un dibattito, lo sapete benissimo, quando si parla di paesaggio poi finisce per farsi un discorso troppo estetico, poco tecnico, poco semplice. E ognuno poi va a finire che ha la sua opinione. È facile aggirare l'ostacolo del problema paesaggistico. E si fa un'operazione del genere. In più si riesce a creare un'area dove un domani si potrà costruire tranquillamente, con tutti i servizi. Questa è l'ipotesi iniziale che fu fatta. Questa è quella che era all'interno del famoso avvio del procedimento nell'aprile di quest'anno. La Camurrini passa di qui per intenderci. No, 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 la Camurrini passa di qua. Ok, passa di qua. Ora purtroppo deve spingere più luce. È così. Immagine quella che vai avanti. La strada non è più questa, sì, è la rotatoria. La rotatoria si sposta verso gli archi e la strada entra qui alla chiesa, nella zona dei parcheggi che sarebbe questa. Va bene, non so se riusciamo a vedere. La cosa incredibile però di questa viabilità è che qui è previsto
che ci sia in questo luogo qua un auditorium per 200 persone. Se io faccio un auditorium di questo tipo e organizzo una qualsiasi cosa, come chiesa, come quello che è, organizzazioni religiose, metteteci quello che volete, devo ipotizzare che arrivino dei pullman. Questi pullman dovrebbero, da sotto gli archi, la rotatoria, girare, venire qua, non si comprende dove possano far manovra, e tornare insieme. Altro dettaglio, questa viabilità è detto in modo molto chiaro sia nel progetto questo che nel progetto di VAS presentato a settembre, che viene rimandata all'amministrazione comunale. Ora tutti sappiamo quanti soldi ci siano nelle casse del comune, in pratica voglio spingere, il comune non farà mai questa viabilità, o comunque non la farà contemporaneamente a quello che potrebbe essere la realizzazione del centro parrocchiale. Quindi ci troveremo di fronte ad un problema grosso: gestire l'accesso a questo centro parrocchiale con l'attuale viabilità, e quindi arrivando da via Corradini, e non so se vi è mai capitato di entrare in quel meandro prima di arrivare alla strada chiusa, io voglio vedere come si fa a gestire il traffico in quell'area lì, considerando che si dovrebbe entrare da di avere il punto dove c'è il filo, eccetera eccetera. È una cosa impensabile. Tutto questo non è stato assolutamente affrontato nel progetto, nell'ipotesi sia iniziale che di base, viene detto la viabilità la farà l'amministrazione comunale. Questa è la forma. L'altra cosa, se la io dovrei a questo punto un allarme, no, questa è quella del un allarme su questa questione, rivolgo questa immagine. Scusate che vado ad evidenziare una parte importante e poi siete tutti liberi. Poi dopo io non vi taglio più. Ecco qua, la vedete la fortezza? Allora questa. Non lo sto riuscito. Questa è la fortezza. Allora, questa è la fortezza. Ovviamente questa è un'immagine a volo d'uccello, anche in parte fantasiosa, però tiene conto della realtà delle strutture e delle cose, perché come vedete la fortezza, c'è il bastione che rimane, si può prendere il proprio bastione, le mura che partivano, che tagliano, giusto appunto qui vicino al gioco del pallone, questa era la strada che è l'attuale Gambo Regni, questa era la strada che invece venendo dalla Gogliola saliva a sud, svicolava e diventava via delle Terme, che risbuca in piazza Santa Croce, non se avete presente. Per aiutare meglio, scusa, quello che io vi volevo dire purtroppo. Ecco, no, si vede almeno un pezzettino di archi, sì. Di archi, no? Poi qui qua lo finisce. Volevo dirvi che nel Pius c'è anche la fortezza. La fortezza, come sapete, tempi allungati, cose, eccetera, eccetera. Qual è però il problema? Che il progetto della fortezza prevede un utilizzo che automaticamente porta alla realizzazione di una viabilità o comunque di un'accessibilità alla fortezza. Attenzione, perché è previsto che vengano fatti dei parcheggi. Uno di questi parcheggi dovrebbe essere proprio qui, in pratica all'ingresso da via Bozzi, da viale Vero Bruno Bozzi che si va al cimitero, e è già contestatissimo. L'altro parcheggio dovrebbe avvenire invece sulla strada che dalla Gogliola attraversa, viene su e finiva nella famosa porta di Sant'Angelo in Alcanti. È una sterratina quella. Quella è la più antica forse strada di Arezzo, che ora non so via di Lungani, ma quella era la via di Crinale, perché giustamente l'ingegnere prima diceva che c'era un disfluvio, in effetti l'acquedotto vasariano viaggia proprio nel disfluvio delle acque. In una sella, esatto, la parte diciamo a sud scola verso il bacino del Garda, mentre l'altra scola poi verso il Gavardello, perfetto. Quindi era una via di Crinale, nel caso che c'era la porta medievale, probabilmente c'è una via etrusca, cioè una cosa antichissima, incredibile. L'accesso alla collina di Aitore. Allora, tornando a noi, quindi qui verrà fuori un parcheggio e gli è utilizzato un altro
quindi l'area nord è un momento veramente delicatissimo, cioè, non c'è soltanto purtroppo il centro parrocchiale che è già affondato, ma c'è anche, ci sono anche queste altre cose.